stampa che è stata convocata dalla gestione comunale di Fondi per discutere delle iniziative che si stanno mettendo in atto per promuovere una più consapevole utilizzo delle isole ecologiche, ma in generale della raccolta differenziata. Sapete che prossimamente nel Comune di Fondi entrerà in vigore il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Nelle more di questa direzione, che comporterà delle novità per tutte le famiglie, il Comune di Fondi sta sensibilizzando la cittadinanza e anche le scuole, vedremo come, presenteremo in occasione proprio della conferenza stampa di oggi il concorso del tesoro di Capitanello, che è promosso per tutti gli istituti scolastici inferiori della città di Fondi. Abbiamo iniziato già quest'estate con una campagna informativa all'inizio con delle affissioni e adesso a breve, nei prossimi giorni, partiranno le distribuzioni casa per casa di opuscoli informativi che richiameranno sempre il logo che abbiamo scelto per questa promozione e abbiamo anche risposto alle buste per la spedizione dei materiali. Sono qui per illustrare questo progetto informativo. Il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, l'assessore alle politiche della scuola, Lucio Biasito, che ci introdurrà al concorso di Capitanello, Stefano Della Rosa, responsabile della Delizia Transfer S.p.A. che ha in gestione attualmente il servizio di raccolta rifiuti, e Gianluca Chioato della ACAPMET, che collabora con la Delizia e con il Comune di Fondi per la promozione di queste iniziative. Lascio la parola al sindaco per la sua introduzione. Grazie, buongiorno a voi, grazie per la presenza che ci dà ancora una volta la possibilità di illustrarvi nel dettaglio un programma di comunicazione che è partito ormai da diversi mesi e che è destinato ad articolarsi in altre azioni. Quest'oggi presenteremo una di queste che ritengo essere essenziale per il fatto di essere rivolta ai giovani delle scuole e quindi alle tante famiglie della nostra città. Come si diceva poc'anzi, l'amministrazione comunale è in una fase avanzata per la predisposizione degli atti di gara finalizzati alla nuova attivazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti e tengo a precisare che trattasi di una scelta importante e anche delicata, per la quale è evidente che occorrono dei tempi che devono essere utilizzati nel migliore dei modi. Gli uffici stanno predisponendo quindi gli atti di gara, un lavoro articolato, complesso, che credo vedrà ovviamente a breve la sua uscita per poi attendere i tempi tecnici che ci porteranno quindi nel 2014 per immaginare l'inizio di questo servizio. Dico questo perché ripetutamente veniamo sollecitati per avere una data certa, data che non può che essere rinviata al 2014, ma sono i tempi necessari per far sì che un sistema come il nostro, che è quello che finora ha visto il conferimento sul cassonetto stradale, possa trasformarsi in un sistema completamente diverso, dove saranno le famiglie, saranno i cittadini ad avere il ruolo principale. Allora, questi tempi che possono sembrare lunghi rispetto al periodo in cui il Consiglio Comunale ha deliberato l'atto di indirizzo perché si potesse arrivare a questo nuovo sistema, non sono tempi lunghi, sono i tempi naturali che già altre esperienze comunali hanno visto impegnati appunto nelle attività di sensibilizzazione, di promozione e di educazione. Questi tempi probabilmente non saranno nemmeno sufficienti per raggiungere un livello di educazione. Sottolineo ancora una volta questo perché di questo stiamo parlando. La gestione dei rifiuti, che molto spesso la si vuole lasciare in capo all'amministrazione comunale, con il sistema domiciliare porta a porta vede un coinvolgimento di responsabilità del cittadino che deve interagire e deve nella propria abitazione, nella propria azienda, attivare una serie di comportamenti che devono essere poi quelli che si andranno a coniugare con ulteriori azioni in capo all'amministrazione comunale. Noi abbiamo deciso con l'attuale soggetto gestore del servizio, la società Delizia Transfer, di utilizzare le risorse che l'attuale capitolato prevedeva di anno in anno
da destinare alla pubblicità, di poterlo utilizzare proprio in coda di affidamento, e questo mi serve anche per chiarire ai cittadini che ci ascoltano che attualmente il soggetto incaricato dalla società Edilizia Trasfer, all'indomani delle procedure, noi non abbiamo ancora la certezza di chi sarà il soggetto aggiudicatario del nuovo servizio. Saranno le procedure di gara che individueranno quella che sarà la migliore offerta, che sarà ovviamente presentata al momento della indizione della gara e della procedura d'appalto. Questo perché molto spesso sento dire che il prossimo servizio sarà o è stato già incaricato, questa cosa che non corrisponde al vero, e allora l'occasione è gradita proprio per fare chiarezza. Quest'oggi vi presenteremo un'iniziativa specifica, esattamente lo farà il mio assessore alle politiche scolastiche, con cui insieme all'assessore alle politiche ambientali abbiamo condiviso un'iniziativa specifica che vedrà poi seguirne altre, dove continuo io sempre a ripetere nelle varie occasioni, saranno sempre comunque i cittadini. Noi possiamo mettere in campo tantissime azioni, mi auguro che i cittadini le sappiano recepire e le sappiano tradurre in azioni concrete. E ne approfitto per ricordare ancora una volta che, nonostante questo sforzo che tantissimi cittadini stanno facendo di voler differenziare, di voler avere degli atteggiamenti virtuosi, ci sono ancora pochi, mi auguro pochi cittadini che continuano ad avere un atteggiamento di maleducazione. Questo lo si vive ogni giorno in ogni angolo della nostra città, molto spesso troviamo rifiuti abbandonati, alcuni dei quali basterebbe una semplice chiamata al comune o all'attuale soggetto gestore e gratuitamente li rinviamo a proprio domicilio. Questo significa non aver rispetto né per la propria città né per l'ambiente, ma soprattutto fare del male a se stessi, perché questi atteggiamenti maleducati vengono a determinare degli esborsi di risorse pubbliche che noi potremo destinare ad altro. Su questa cosa ritorneremo ripetutamente. Io lascerei la parola all'assessore Lucio Biasito per poi dare in conclusione al responsabile della ditta, attuale soggetto gestore Edilizia Trasfer, quelli che sono i particolari di questo concorso che dal 18 di novembre, credo che sia questa la data di partenza, verrà avviato in tutte le scuole. Lascio la parola al professor Biasito ringraziando tutti i dirigenti scolastici che hanno accolto con gran piacere e con grande entusiasmo questa iniziativa, e ringrazio fin da adesso tutte le famiglie che vorranno condividere con i propri figli questo concorso che vede in modo sano una competizione delle singole famiglie nella raccolta differenziata e nel conferimento dei rifiuti differenziati presso le due stazioni ecologiche, l'una situata in via Piemonte e l'altra in via Santo Domingo. Lascio la parola all'assessore Biasito per poi riservarmi le conclusioni di questa conferenza stampa. Grazie al sindaco per il passaggio del microfono. Io devo semplicemente insistere su alcuni principi, su alcuni obiettivi che questa amministrazione si è posta a nome del nostro sindaco nel presentare questa iniziativa. Un'iniziativa che ha una valenza non solo e non tanto relativa a una raccolta differenziata di per sé, ma una valenza culturale più ampia, una valenza educativa più ampia. Si tratta di creare una nuova coscienza civile rispetto a un problema che è un problema ormai inderogabile. La raccolta differenziata dei rifiuti significa rispetto dell'ambiente, significa cultura della vita, significa rispetto per quello che è un contesto sociale e vitale nel quale nessuno di noi può esigersi da rispettare una regola fondamentale. Ci inquina l'ambiente, inquina se stesso, e questo produce naturalmente danni, oltre che di natura economica, soprattutto di natura culturale più ampia. E quindi questo progetto è un progetto di civiltà. E le cose a questo livello non si cambiano in poco tempo, diceva già il nostro sindaco, dobbiamo partire con una campagna che è soltanto il primo momento di sensibilizzazione, a cui dovranno necessariamente seguire altre numerose attività, perché modificare una cultura di così vasta importanza non è cosa da poco. Ci vuole pazienza, ci vuole costanza e ci vuole soprattutto la collaborazione di tutti.
l'appello del sindaco a tutti i cittadini è fondamentale da questo punto di vista. Non può un'amministrazione o una ditta risolvere questo problema se in prima persona non intervengono i cittadini. Qual è allora il compito e la funzione della scuola? Proprio questo, arrivare alle famiglie attraverso i ragazzi. E sapete bene che quando si muovono i bambini, soprattutto della scuola primaria, qui il concorso che sarà presentato vale soprattutto per i bambini di scuola primaria, che diventeranno gli artefici, i protagonisti di questa campagna di sensibilizzazione. Io in questi giorni ho già incontrato in diverse scuole diversi bambini, diverse classi, che già hanno percepito questo problema, che quindi già hanno sentito di Capitan Eco e di questo concorso che stiamo avviando. E vi posso dire che già la raccolta differenziata in molte famiglie è cominciata, perché poi quando ci si mettono di mezzo i bambini le cose si fanno, i genitori e i nonni sono pronti ad ascoltare molto più di quanto lo possono fare attraverso le nostre voci. Allora ecco, arrivare ai bambini, naturalmente arrivare ai bambini secondo una modalità adeguata a quella che è la loro età, a quella che è anche il loro modo di vedere la realtà e di vedere le cose. Io sono felicissimo di questo progetto che è stato realizzato perché lo vedo molto adeguato ai bambini di questa età. Di che cosa si tratta? Si tratta di dire ai bambini, invitare i genitori a fare questa raccolta differenziata, accompagnate i genitori alle isole ecologiche che abbiamo già in questo nostro comune funzionante, realizzate, perché questo comporterà poi che una volta arrivati alle isole ecologiche dove conferirete questi rifiuti differenziandoli, riceverete delle banconote. Eccola qui. Una delle banconote che saranno consegnate ai bambini nel momento in cui c'è questo conferimento e si fa un tesoretto. Questo tesoretto il bambino lo porta nella sua classe, nella sua scuola e naturalmente arricchisce insieme agli altri bambini il tesoro della propria classe e il tesoro della propria scuola. Alla fine del concorso ci daranno naturalmente le premiazioni di rito, tutti saranno coinvolti in questo discorso in una maniera gioiosa, perché c'è questo personaggio che vedete sulle brochure Capitaneco che arriverà in tutte le scuole della nostra comunità e in alcune scuole questa attività di sensibilizzazione è già iniziata, ma non mi preoccupare, arriverà dappertutto, in tutti i luoghi dove ci sono bambini e lui arriverà questa prima fase di sensibilizzazione. Dopodiché interverranno naturalmente con la delizia di sempre, con la qualità didattica di sempre gli insegnanti e naturalmente i dirigenti scolastici. Tra l'altro nella nostra comunità una raccolta differenziata, una sensibilizzazione verso questo problema c'è da tempo, per dire le scuole, insieme a tutti gli altri progetti educativi si pongono anche sempre questo problema del rispetto dell'ambiente. Questa volta noi lo vogliamo fare con le scuole, però entrando più nel concreto della realtà e cercando di indicare ai bambini questa esigenza di partecipare direttamente alla raccolta differenziata. Ecco, dicevo prima, sono loro che accompagneranno i nonni e i genitori alle isole ecologiche. Ci aspettiamo molto per questa campagna e sicuramente riceveremo molto per questa campagna, perché ripeto, le modalità che saranno poi adesso presentate dai responsabili della campagna di pubblicità sono quelle giuste, coinvolgono la cittadinanza attraverso questo che è la funzione del ruolo fondamentale dei bambini, e i bambini lo faranno in una maniera gioiosa. Non sarà il solito compito scolastico, sarà una divertente attività attraverso la quale potranno realizzare anche qualcosa per se stessi, per la scuola e in definitiva, e così ci auguriamo per tutta questa comunità. Anch'io voglio ringraziare gli insegnanti, naturalmente lo ha fatto già il nostro sindaco, e soprattutto i dirigenti che non sono mancati a nessuna delle riunioni, degli incontri che abbiamo programmato con loro, e questo ci fa piacere perché vuol dire che la sensibilità verso questo problema c'è a questi livelli dirigenziali, ma sono sicuro e sono tranquillo che arriverà anche in tutte le famiglie montane. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Stefano Della Rosa, rappresentante della Divizia Transfer. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco De Meo, l'assessore Piasillo e anche Marco Grossi, che in questa attività praticamente che stiamo predisponendo e stiamo portando avanti
consiglio alla nostra società. Noi siamo l'attuale gestore del servizio della città di fondi e l'attuale servizio si svolge praticamente con una modalità a cassonetto, per cui l'aspetto fondamentale di questa campagna di comunicazione è quello di cercare di sensibilizzare al meglio la cittadinanza al fine di differenziare sempre di più. Nella città di Fondi abbiamo il comune praticamente a disponibilità due centri di raccolta comunali che non sono pochi, e questo sarà importantissimo poi per chi verrà per l'attuazione del sistema con modalità porta a porta. Quello che volevo dire è che mi è piaciuto tantissimo, anche grazie ai nostri collaboratori della società, della persona che ci ha dato l'occhio e l'ideazione praticamente di questo slogan sveglia, è l'ora della differenziata. Questo deve essere un momento fondamentale per i cittadini di Fondi per capire che non c'è più tempo. Al di là del sistema esistente di cui attualmente siamo i gestori, i cittadini devono capire che anche con l'attuale sistema devono differenziare al meglio. E soprattutto, qui la lancio, insomma, una cosa importantissima è che bisogna cercare attraverso questa campagna di comunicazione il nostro intento è anche quello di evitare i fenomeni di abbandono dei rifiuti. Questo è un aspetto fondamentale. Ci sono due isole ecologiche che apriranno, saranno aperte anche la domenica, e quindi tutti i cittadini avranno la possibilità di conferire presso l'isola. Oltretutto so che in questo comune c'è anche la possibilità di avere una detrazione, se non sbaglio, attraverso il conferimento differenziato, cioè questo è un incentivo per tutti i cittadini per differenziare sempre più. Io con grande gioia quando vengo qui, soprattutto quando mi reco presso il centro di raccolta di Viale Piemonte, dove vado più spesso, è una gioia vedere tutti i cittadini con le macchine, le auto che si vedono in maniera molto composta e conferiscono i rifiuti in maniera differenziata. Questo significa essere civili. Fare la raccolta differenziata significa civiltà. Questa campagna di comunicazione deve essere per l'amministrazione comunale un momento fondamentale anche per noi, per cercare praticamente di arrivare, di preparare i cittadini poi a quello che sarà il nuovo sistema, per chi sarà il nuovo gestore. Un aspetto importante anche che vorrei sottolineare è che presso i centri di raccolta comunale esistenti è possibile conferire non solo le frazioni di rifiuti che si conoscono di più, cioè carta, plastica, vetro e quant'altro, ma è importante sapere, e i cittadini devono sapere, e questo opuscolo arriverà in tutte le famiglie, che c'è un numero verde attivo, sempre, ogni giorno, possono chiamare il numero verde e i rifiuti vengono ingombranti e gli elettrodomestici e quant'altro vengono ritirati a domicilio. Oltretutto, presso l'isola ecologica, le isole ecologiche possono essere conferite anche altre tipologie di rifiuti che vengono riportate dettagliatamente nell'opuscolo, cioè gli scarti vegetali, le pile, i farmaci, oltretutto gli oli minerali e gli oli vegetali, per cui c'è la possibilità di conferire tutte le tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta. Oltretutto nell'opuscolo è ben evidenziata la possibilità di fare la pratica, di iniziare praticamente la pratica del compostaggio domestico. L'amministrazione so che ha la possibilità i cittadini hanno la possibilità di fare una richiesta e saranno dotati praticamente di una compostiera per poter fare compostaggio domestico. Fare compostaggio domestico significa non conferire una quantità di rifiuto e quindi significa ridurre i rifiuti. Questo è importantissimo perché si va verso la pratica non solo di differenziazione dei rifiuti ma di riduzione dei rifiuti, che è quello a cui l'amministrazione vuole arrivare. Per quanto riguarda il concorso di Anello che verrà attivato presso le scuole, vi posso assicurare che i bambini sono entusiasti nel momento in cui sono entusiasmati. Entusiasti nel momento in cui vengono coinvolti in questo gioco che anche per noi insomma, è molto, molto, molto bello.
Passo adesso la parola a Gianluca Pioato, che è il nostro collaboratore della società Campamento, per spiegarvi in dettaglio quello che è il tesoro di Capitanere del concorso. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Pioato, di Campamento, la società che si è occupata della campagna di comunicazione del Comune di Fondi. Ringrazio innanzitutto il sindaco e l'assessore per aver partecipato in maniera molto attiva e proficua agli incontri che abbiamo fatto preliminari. Abbiamo avuto un terreno molto fertile per poter lavorare e il successo della campagna che fin qui c'è stato e quella futura sarà sicuramente alla nostra portata. Il sindaco è abituato a lavorare in un certo modo e ci siamo coordinati in maniera molto puntuale. Ringrazio anche Stefano Della Rosa per averci scelto per l'ennesima volta per portare avanti questa campagna del Comune di Fondi e speriamo di poter continuare a collaborare anche in futuro, magari perché no, per portare porta a porta in questa splendida città. Voglio parlarvi della campagna di Capitaneco, ma prima di questo vorrei far capire ai presenti che questa campagna, il tesoro di Capitaneco, rientra in un progetto molto più ampio. È un progetto che, come vedete, è rivolto a tutti i cittadini, una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, ovvero far abituare i cittadini a questa procedura, a queste regole, che in qualche modo fin da adesso sono importanti, sono fondamentali per il rispetto dell'ambiente, per risparmiare le tasse, perlomeno per non farle alzare. E quindi all'interno di questa grande campagna abbiamo poi sviluppato un format specifico per le scuole. La campagna ha degli obiettivi, come vedete, specifici. Innanzitutto quello di stimolare le utenze a migliorare il loro impegno nella raccolta differenziata. Bisogna partire sin da subito, perché il porta a porta sarà un'attività abbastanza impegnativa, se vogliamo, per i cittadini, quindi è bene abituarsi sin da questo momento anche con i contenitori stradali che in questo momento sono presenti nella città a separare correttamente i rifiuti. Ridurre quindi le quantità di rifiuto organico promuovendo la pratica del compostaggio domestico. Stefano Della Rosa ha già anticipato che le famiglie potranno fare richieste di una compostiera per praticare i loro giardini, le loro campagne, le loro abitazioni ovviamente idonee a contenere una compostiera domestica, il compostaggio. Promuovere le isole ecologiche comunali, e questo è sia rivolto ai cittadini e sia, come vedremo più avanti, rivolto alle scuole. Ma fondamentalmente è una pratica quella di andare presso le isole ecologiche a conferire dei rifiuti da consolidare. È già, come diceva Della Rosa, una pratica molto presente, infatti facendo vista alle isole ecologiche ho constatato con stupore, con meraviglia, con piacevole meraviglia che i cittadini sono già ben abituati a andare alle isole ecologiche, ma si può sicuramente migliorare. E rafforzare comunque il legame tra il territorio e i cittadini per far sì che ci sia sempre maggior coesione tra la natura, il territorio e i concittadini. Il target di questa campagna di comunicazione sono le famiglie, le scuole primarie e dunque anche i docenti e di conseguenza i genitori dei bambini. Ovviamente poi ci sono anche le attività produttive che si devono in qualche modo informare da quelli che sono le regole, i cambiamenti che sono in atto e saranno maggiormente importanti nei prossimi mesi. Opinioni diversi negazi e stakeholder. L'opinione pubblica è importante quando si realizza una campagna di questo tipo. Siamo d'accordo con il sindaco di voler essere un esempio anche per quelle comunità che non hanno ancora il porta a porta, che l'hanno già fatto e magari poter essere in futuro, quando verrà realizzato il nuovo servizio, un esempio per tanti altri comuni. Le azioni sono principalmente due. La prima è appunto la campagna rivolta ai cittadini. Come vedremo più avanti nella slide successiva, vi mostrerò anche il materiale che pubblicitario e informativo che raggiungerà le famiglie e che in qualche modo ha già
pubblicizzato l'iniziativa dallo scorso agosto ad oggi. Vi è una sezione ovviamente relativa al compostaggio di comunità e poi la campagna di tesoro di Capitaneco per la promozione dell'isola ecologica. La campagna di comunicazione iniziata lo scorso mese di agosto, prima della nuova estiva, a cavallo dell'estate, ha preso il via con strumenti pubblicitari tradizionali, quali affissioni di vari formati, 70-100, 7x2, di vari formati fino al grandissimo formato 7x3, che veicolava oltre allo slogan, quindi al visual, della campagna dell'iniziativa, anche un manifesto, questo, che riepilogava i servizi che sono già attivi nel territorio di Funghi. Ovvero, in sole tre mosse, come è possibile essere dei bravi cittadini per quanto concerne la raccolta differenziata. Depositare la carta, il cartone, la plastica, il lattine e il vetro negli appositi contenitori che sono già presenti sul territorio. Oltre poi a ricordare ai cittadini che Funghi vanta ben due isole ecologiche, nelle quali si può andare in tutti i giorni della settimana, in alcuni casi anche nei pomeriggi, e poi ovviamente ricordare che è possibile effettuare il ritiro gratuito degli ingombranti e dei rami chiamando il numero verde. Sono stati utilizzati anche degli spot pubblicitari, quindi abbiamo coinvolto le principali radio locali, Radio Antenna Musica e Radio Antenna Fondi, che hanno promosso questa iniziativa per circa un mese. Come vi dicevo, questa campagna di comunicazione ha come apice, ha come strumento informativo, ovvero quello che in qualche modo lega il lavoro dell'amministrazione comunale e quello dell'edilizia al cospetto dei cittadini, questo pievole informativo. È un pievole che contiene, oltre alle modalità del sistema di raccolta, quindi dove e come conferire, con delle comode sezioni sì e no, quindi anche ricordare cosa non è meglio non conferire, o meglio sbagliato conferire all'interno di alcuni materiali, per evitare che la raccolta differenziata errata vada a invalidare, a sporcare quella degli altri cittadini. Ovviamente c'è anche una pagina, un'anta, che ricorda le isole ecologiche, gli orari, dove e come è possibile conferire, e oltre dei consigli su come essere dei cittadini moderni. Si parlava di compostaggio domestico, in aggiunta a quanto già è stato riferito, vorrei aggiungere che ai cittadini che faranno richiesta di una compostiera domestica verrà data anche una pratica guida al compostaggio domestico. Quindi un Debian, un pieghevole, che vi spiegherà passo passo come fare una corretta, come generare un corretto compost, quindi un concime per poi per le vostre piante, per i vostri prati, per i vostri giardini. Siamo arrivati al tesoro di Capitaneco. Come vedete, tutto quello che abbiamo realizzato per i cittadini in qualche modo si lega anche alle scuole. In effetti le cose vanno di pari passo, perché il tesoro di Capitaneco vuole in qualche modo portare i bambini nelle isole ecologiche e far sì che i bambini, che sono poi il motore della nostra società, accompagnino i genitori presso le isole ecologiche. Abbiamo già avuto modo di sperimentare questo progetto, questa iniziativa con l'edilizia in altre circostanze e il successo è stato importante. La gara didattica, vorrei brevemente spiegare ai presenti in che cosa consiste. Tutto prende inizio con degli incontri realizzati presso il comune con il sindaco, l'assessore e i dirigenti degli istituti primari, delle scuole elementari cittadine. Con loro si è fatto un briefing, si è discusso di quelle che potevano essere le strategie, i tempi, i modi per realizzare questa iniziativa. Da quel momento si è realizzato poi un calendario che prevedeva degli interventi mirati di educazione ambientale da parte di Capitaneco, che è un animatore
ma un esperto in comunicazione e ambiente, che aveva il duplice lavoro di spiegare ai bambini perché fare la raccolta differenziata, oltre poi alla didattica che in qualche modo li avrebbe poi in seguito impegnati in questa simpatica iniziativa. Il tesoro di Capitaneco coinvolge le due principali isole ecologiche, nel comune di Fondi, e permette ai bambini, accompagnati dai loro genitori, di recarsi presso le isole e conferire materiale. Come vedete, non utilizzo mai la parola rifiuti, perché si parla sempre comunque di materiale riciclabile, riutilizzabile, e quindi anche questo i bambini devono capire, che il nostro consumo sarà poi in futuro ovviamente rigenerato con procedure specifiche del nuovo materiale per altri scopi. I bambini potranno quindi recarsi con i genitori per portare plastica, carta, cartone, vetro, lattine, ingombranti, olio e sasso da cucina, e saranno premiati dai grandetti delle isole ecologiche, anch'essi debitamente formati per questa iniziativa, con delle banconote. I genitori vedranno che c'è una certa somiglianza con queste banconote, con alcuni soldi reali, in effetti sono finti, non c'è nessun pericolo che i nostri bambini acquisiscono l'informazione sbagliata, è un gioco. Le banconote hanno tre valori, il valore 1, 5 e 10. Quanto il materiale che verrà conferito presso le isole ecologiche, a seconda che sia plastica, cartone e vetro, ha un valore diverso a seconda. Il materiale sarà pesato con apposite bilance, e quindi per ogni chilogrammo di materiale conferito presso le isole, i bambini con i loro genitori riceveranno in cambio queste banconote. Le banconote saranno poi portate nelle loro classi, in quanto è un gioco di gruppo, ma è comunque anche un gioco individuale, ovvero ogni singolo bambino si dovrà sentire responsabilizzato a dare supporto alla propria classe per vincere poi il premio finale. Al termine della gara gli insegnanti comunicheranno alla capodanno quello che è stato il bottino raccolto e sarà stilata la classifica dei vincitori. Vinceranno quattro plessi coinvolti, oltre a ad un vincitore assoluto, quindi che avrà raccolto in assoluto il tesoro più grande. Il materiale in questi giorni è stato recapitato presso tutte le scuole, e quindi sono stati insegnati ai dirigenti e poi con i loro collaboratori sono stati distribuiti a tutti gli alunni di tutte le classi. Sono questi: pieghevole informativo che spiega il regolamento, i bambini porteranno questo pieghevole a casa in modo che anche i genitori potranno partecipare attivamente al gioco, ovviamente anche parenti, nonni, amici. Vi è poi una lettera ai dirigenti per spiegare ovviamente come deve essere distribuito il materiale, quando inizia la gara e quando terminerà. E poi un salvagallo che raccoglierà con banconote, esattamente quelle che vi ho appena presentato. La campagna avrà una visibilità in tutta la città, quindi manifesti, affissioni che ricorderanno che in atto questo gioco per le scuole primarie saranno praticamente da oggi, mi conferma il dottore, affissi in città, quindi i bambini si sentiranno in un gioco che abbraccia tutto il loro territorio, non è qualcosa di circoscritto soltanto alle loro scuole, ma oltre ad essere un'attività didattica, è un'attività di educazione civica, è un'attività di coinvolgimento della cittadinanza. I vincitori saranno ovviamente premiati, come ogni gara che si rispetti c'è un premio finale, oltre agli attestati di vincita, agli attestati di partecipazione che riceveranno i bambini, ci saranno dei premi che saranno dei gadget di Capitaneco, come delle macchine per le felici di Capitaneco, oppure per il vincitore assoluto e per i quattro vincitori dei quattro plessi saranno dati dei premi più importanti, come ad esempio un buono da spendere in materiale didattico, e quindi la classe che vincerà
farà vincere alla sua scuola un buono di 500 euro in questo caso per l'acquisto di materiali didattici. Potrà essere una lavagna, vino, oppure le penne, dei quaderni, qualunque cosa sia necessaria per lo svolgimento delle attività didattiche. E poi il vincitore assoluto sarà omaggiato dalla delizia con una gita. Ovviamente la destinazione dovrà essere ancora decisa a suo tempo con il dirigente, e quindi i ragazzi vedranno riconosciuto il loro sforzo anche con questa simpatia inserita. Un evento finale di premiazione programmerà appunto i vincitori con la presenza di capitaneo e di amministrazione comunale. Ci sarà appunto l'evento finale, chiuderà la gara didattica e magari speriamo che in quella circostanza saranno poi annunciate altre iniziative. Volevo soltanto, e volutamente detto al termine della mia presentazione, dire che la gara didattica inizierà il 18 novembre 2013 e terminerà il 14 marzo 2014. Grazie. Posso? Sì. Complimenti per questa conferenza che è stata abbastanza significativa. Per il signore però ci vediamo in modo convincente. Questa questione del cambiamento, sì, ma per come vedevo però non avevo capito bene la situazione. Domenica aveva a pranzo la nipotina, questo si è fatta capire la sensibilizzazione della scuola. Ma devo dire, ma chiamata, no, no, ma tu che fai con i rifiuti? Alcuni rifiuti li buttano nel cassonetto, gli altri vanno a buttarli in un posto speciale, specifico. Ma da 18 ne devi buttare ancora di più, perché poi lì ti daranno dei soldini, no, no, soldini che poi tu mi devi dare a me e io porto alla scuola. Allora ho capito la questione di capitani. Poi questa conferenza non sapevo niente, però l'ho letto sui giornali. Complimenti. Grazie per la testimonianza. Io vorrei chiudere i lavori di questa conferenza con alcune puntualizzazioni che ritengo altre precisazioni per dare ancora più contezza a quei presenti di questa campagna. La prima cosa che credo poi venga fuori è chi è che sostiene i costi di questa articolata e complicata e complessa campagna di comunicazione. La società attuale del soggetto gestore, quindi la Delizia Trust, per capitolato nei nostri confronti aveva l'impegno di corrispondere una cifra annuale da destinare all'attività di sensibilizzazione. L'amministrazione comunale, a mia guida, fin dal primo giorno in cui mi sono insediato, non ha ritenuto spendere di anno in anno risorse che potevano essere, a mio avviso, sprecate e le abbiamo concentrate in coda, soprattutto per preparare la cittadinanza a questo passaggio importante. Quindi questa grossa campagna di comunicazione è a costo zero per l'amministrazione comunale ed è a totale carico dell'attuale soggetto gestore. Oggi vi abbiamo presentato Cambianego, un personaggio di fantasia che tramite il gioco e la didattica e la collaborazione delle insegnanti e dei dirigenti ci permetterà di raggiungere le famiglie. In aggiunta a queste iniziative vi preannuncio che ce ne sono delle altre nel corso di definizione. Innanzitutto tutte le famiglie saranno raggiunte da questo pieghevole che è stato illustrato, dove ci sono le primissime informazioni per aiutare le famiglie a capire ciò che va differenziato e in che modo, una sorta di prontuario su cui ritorneremo più in là in maniera ancora più dettagliata con il cosiddetto vocabolario della differenziata, che permetterà voce per voce di sapere se deve andare nella plastica, nel vetro, nel differenziato, nell'umido o altra frazione di rifiuto. Noi abbiamo pertanto dato il via a questa campagna, lo facciamo con le scuole e mentre parlavano per la presentazione di questo progetto mi sono fatto dare alcuni dati anche per farvi capire, no? E torno ancora una volta sulla tempistica. Qualcuno dice ma è partita la raccolta differenziata ma a casa non è ancora arrivato nessuno. Lo slogan che abbiamo utilizzato, uno slogan anche provocatorio, parte dal presupposto che siamo in ritardo, quindi non ho mai negato
che il comune di Fondi, al pari della stragrande maggioranza di tanti altri comuni simili a noi, sono in netto ritardo rispetto all'obiettivo della comunità europea, che era quello di dover raggiungere il 65% di raccolta differenziata al termine dell'anno 2012. Ad oggi noi siamo a circa il 20%, siamo indietro, ma purtroppo questa condizione è diffusa in tutti i comuni medio grandi, perché la difficoltà della differenziata sta nel dover organizzare un sistema capillare di raccolta domiciliare utenza per utenza. Pertanto, se qualche comune vicino a noi, più piccolo, si è già organizzato, è perché è molto più semplice, perché ci sono poche utenze, perché hanno anche una facilità di recuperare al domicilio dei cittadini i propri rifiuti. Il nostro territorio, che ricordo a me stesso essere il più grande della provincia di Latina per estensione territoriale, parliamo di centinaia di chilometri, oltre 300 chilometri quadrati di forse l'architetto mi confermerà questo dato, ma vi posso garantire che c'è un'estensione immensa. Lo stesso fatto di essere articolati in una fascia costiera che dista da noi circa 10 km vi dà l'idea di quanto ci sia questa estensione, per la quale bisogna organizzare un servizio, perché nel momento in cui partiremo dobbiamo preoccuparci anche del cittadino che si trova isolato in una zona a quale dobbiamo garantire questo tipo di servizio. Non ci sono tempi lunghi, nel senso che non siamo in ritardo. Questa è la tempistica fisiologica per poter portare i cittadini a comprendere come si deve procedere per la raccolta differenziata. Probabilmente i presenti e le altre poche centinaia di famiglie sono già pronte e da domani mattina sarebbero disposte già a ricevere a casa il ritiro domiciliare. Ma i numeri che abbiamo a disposizione ci dicono qualcosa di ben diverso. Ad oggi, nel 2013, abbiamo circa 1500 famiglie che si recano abitualmente presso le stazioni ecologiche per il conferimento dei rifiuti, a fronte del quale, mi ricordo ancora una volta, c'è anche una agevolazione sull'attuale tributo TARES, rispetto a circa 22.000 famiglie, 22.000 utenze che noi dobbiamo garantire. Stiamo parlando di numeri ancora molto molto bassi, 1.500 rispetto ai 22.000. Noi dobbiamo organizzare, dobbiamo capire che ci sono 22.000 soggetti ai quali dover fornire un kit che sarà composto da quello che è il classico kit con il pastello del lupido, il contenitore del vetro, della plastica e della carta, per poi giustamente organizzare un calendario di ritiro. E vi posso garantire che abbiamo ricevuto un altro dato, ancora adesso basso, di circa 2.000 chiamate per i rifiuti ingombranti, cioè solo 2.000 soggetti hanno chiamato i numeri verdi e i numeri comunali per poter ottenere questo servizio gratuito. Faccio un'altra precisazione: quando avete sentito parlare di stazione ecologica, fate attenzione che non sono quelle dislocate nel territorio comunale che si identificano come isole interrate. Nel pieno centro ne abbiamo diverse, non sono quelle le stazioni ecologiche a cui hanno fatto riferimento prima di me. Le uniche due stazioni ecologiche o ecocentri sono quelli di siti in Viale Piemonte e pressi del MOF e in Via Salto Comino, esattamente nelle immediate vicinanze della rotonda sulla strada statale Falca. Quindi questi sono gli unici due ecocentri dove è possibile recarsi anche con i propri figli e poter partecipare al concorso e ritirare le banconote che ci permetteranno quindi alla fine di individuare i ragazzi che avranno fatto maggiore raccolta differenziata. Così come invito ancora una volta a chiamare a chi avesse le condizioni per ospitarle gli uffici comunali per ritirare una compostiera. Anche sulla compostiera abbiamo ulteriormente aumentato le agevolazioni, pertanto chi dimostrerà di fare compost potrà ottenere un ulteriore sgravio sul tributo TARES. Questa campagna è solo all'inizio, prossimamente proporremo all'edilizia, perché il soggetto attuatore, quindi saranno loro che poi dovranno concretizzare le nostre proposizioni, spot televisivi, spot radiofonici ulteriori di dettaglio, e cercheremo insieme con loro di fare tanti eventi di animazione. Animazione, insisto, quindi
nel dire che è necessario raggiungere tutte le varie associazioni sociali, sportive, culturali, le parrocchie, le associazioni di volontariato. Questo tempo sarà impegnato minuto dopo minuto per far comprendere ai cittadini l'importanza della differenziata. Chiudo dicendo che in questo momento la raccolta differenziata la si fa con l'attuale sistema, quindi conferendo a Cassoletto in maniera propria, facendo in modo che la propria attività di conferimento non vada a pregiudicare quella degli altri, lo diceva il dottor Chioato. Noi abbiamo molto spesso registrato che l'impegno di tanti viene annullato dall'inciviltà di uno o di due cittadini che conferiscono in maniera impropria. Quindi potete andare o al Cassoletto nelle immediate vicinanze delle vostre abitazioni oppure recarvi direttamente ai due ecocentri. Chiudo con dire che ho ricevuto anche alcune segnalazioni da parte dei cittadini che si sono lamentati anche della rigidità con cui il comando di polizia locale sta effettuando controlli per il corretto conferimento dei rifiuti. Mi spiace rispondere a questi cittadini che è un dovere da parte nostra conferire in maniera propria. Sono state elevate tantissime sanzioni a carico di chi o ha abbandonato i rifiuti oppure ha conferito in maniera impropria. Si continuerà con questo tipo di controllo, quindi le segnalazioni dei cittadini non possono essere accolte perché stiamo parlando di un gesto di civiltà, di tre gesti importanti che vengono poi ripetuti quotidianamente. Allora, l'appello con cui ho aperto questa campagna di comunicazione è quello di dire ovviamente a tutti i cittadini di interagire e di accogliere questo invito a collaborare. Ultimissima informazione, visto che siamo in tema di differenziata, tutta la campagna di comunicazione cartacea è effettuata ad opera dell'edilizia su carta riciclata, quindi tutto ciò che state vedendo e che verrà distribuito alle famiglie, alle scuole, ai bambini è tutta carta riciclata, proprio nel concetto di dover far capire anche da questi piccoli gesti quanto sia importante procedere ad una puntuale raccolta differenziata. Io credo di aver portato a termine i lavori sperando di aver saputo spiegare nel dettaglio questo momento particolare e soprattutto con i presenti abbiamo voluto introdurre il concorso Capitaneco che dal 18 di novembre fino al mese di marzo prossimo sarà operativo in tutte le scuole primarie. Quindi invito tutti i bambini che ci ascoltano, i loro genitori, i parenti, i nonni che oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare la sua esperienza, possano interagire con noi e darci una grande mano, perché la città di Fondi oggi vive questa scelta con grande senso di responsabilità e allora i bambini possono essere sicuramente i protagonisti insieme con loro per far sì che questa città sia maggiormente vivibile e più bella da cui essere. Grazie a tutti e buona raccolta differenziata a tutti.